Era il 10 aprile del 1994, a Genova si giocava il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genova. La vigilia è tranquilla, però diciamo che fin dall'inizio di questa partita qualcosa non va anche lì. Nella curva nord, nella gradinata nord dove ci sono i genovani, sono entrati dei tifosi senza biglietto. Allora la polizia è entrata per cercare di acciuffarli, gli ultra genovani vanno contro la polizia e iniziano le prime grandi tensioni. A un certo punto però, per fortuna, Genova va in vantaggio, quindi la situazione si calma, ma è una calma apparente, perché dopo pochi minuti Jugovic porta il risultato in parità. A quel punto sale la tensione, anche l'allenatore Scoglio, l'allenatore del Genova, viene espulso. Dalla parte dove ci sono i sampdoriani si vede qualcosa di strano nella curva nord. Nella curva nord dove ci sono i genovani c'è uno striscione della Sampdoria che era stato rubato, che viene dato a fuoco. Allora a quel punto i sampdoriani cercano di raggiungere la curva della gradinata dall'altra parte dello stadio. C'è una porta che è presidiata da uno sparuto gruppo tra carabinieri e poliziotti. Lì, in quel momento, inizia la caccia all'uomo in divisa, una vera e propria guerriglia, un vero e proprio scontro. Ad avere la peggio è un giovane commissario di 30 anni, Francesco Navarra. Guardate. Francesco Navarra, sono passati 20 anni da quel giorno. Lei non ha mai voluto vedere quelle immagini, oggi le vede per la prima volta. Io le vedo per la prima volta e rimango colpito, perché non pensavo che fossero così violente, pensavo cose diverse. Perché non le ha mai volute vedere? Non le ho mai volute vedere perché poi non mi è mai interessato, il mio passato. Tutto scorre, no? Diceva Eraclito, Pantarei, quindi... Va bene così, bisogna guardare avanti, bisogna guardare il futuro, non bisogna più pensare alle cose cattive. Ecco, ma in quel momento, mentre lei guarda queste immagini, no, e dice, mamma mia che violenza, ecco, lei, abbiamo identificato un paio di punti con dei cerchi, dove si vede un poliziotto e un carabiniere da un lato, che sono quelli più colpiti. Lei è rimasto sempre vigile, ci racconta quegli istanti? Sì, io sono rimasto sempre vigile, non ho mai perso conoscenza, ricordo che a un certo punto... E lei intanto era vestito come un poliziotto? Io ero vestito in divisa con il casco. Comandavo questo contingente, a un certo punto ho visto la curva che scendeva, ho cercato di arretrare ma sono stato travolto e mi sono trovato incastrato nei tempi, c'erano a Marassi, c'erano dei graduni di cemento armato. Sono trovato incastrato in questi gradoni e non sono riuscito più a uscire. Iniziano a colpire, ha detto, non ho mai perso la lucidità, iniziano a colpire al casco, alla testa. Al casco con dei calci, dal secondo calcio vola il casco, si strappa la sicurezza e da lì poi mi ricordo che ho preso calci in faccia e poi sono venuti dei tifosi a prendermi e a portarmi fuori dalla curva. Il momento era drammatico perché, ecco, guardate queste immagini, a questo punto un gruppo di carabinieri arretrano e la porta viene chiusa, sì. Ma Navarra rimane in balia dei tifosi per terra e viene continuamente pestato perché le spaccano i denti, sì, ecco, i danni sono stati molto gravi. Sì, i danni sono stati molto gravi, però bisogna pensare che in quei momenti non si ha coscienza e cognizione di chi è fuori o dentro. Ognuno cerca di portarsi nel posto sicuro. Io purtroppo, essendo stato preso d'infilata, diciamo così, lateralmente, sono stato trascinato verso l'abbasso della gradinata e quindi non mi hanno più visto. Ecco, ma
col senno di poi, ecco, siamo fortunati che lei oggi è qui e può raccontarlo, però immaginatevi quei secondi, quei frammenti in cui era per terra con addosso tutti quegli ultra che avevano perso la testa, cioè, diciamo la verità, perché poi racconteremo il suo incontro con quello che l'ha massacrato, con uno di quelli che l'ha massacrato, però... Lei in quegli attimi che era per terra ha pensato fosse la fine? No, ho pensato forse che non ce l'avrei fatta, però capendo che continuavo ad essere lucido, continuavo a cercare di reagire, a cercare di difendermi, ho detto ce la faccio anche questa volta. Qualcuno di quei tifosi ha capito che bisogna salvare la vita? È venuto, mi ha preso, mi ricordo ha allontanato diciamo i più esagitati e mi ha portato dietro la porta. Ecco, in quelle immagini c'è un ultra, uno di quelli che la colpisce, che indossa la maglia di Vialli. Esatto. Quello è stato importante poi per l'identificazione. Lei con quella persona ha instaurato una specie di rapporto, perché a distanza di anni credo che l'abbia cercato lui, sì, no? È vero. Mi mandò quando io da Genova poi fui trasferito a Bergamo alla squadra mobile. Lì mi mandò un paio di lettere nella quale voleva incontrarmi per spiegarmi quello che era successo, per chiedermi scusa, tra virgolette. No? Lui era stato latitante, era scappato in Corsica, poi venne catturato. Esatto. Però c'è questa lettera che lei la conserva? Le conservo tutte. E poi l'ho incontrato, quando sono tornato da Bergamo a Genova, lo sono andato a trovare, l'ho incontrato e finché non è morto alcuni anni fa, passavo a salutarlo quando potevo dal bar, e dicevo come stai, come non stai, tutto bene. Ecco, ma scusi Navarra, cioè questo è un caso importante in cui noi capiamo che il dialogo aiuta a ricucire anche rapporti che sembravano definitivamente interrotti, ma che gente è quella lì? Che cosa le disse a tu per tu? Cosa mi disse? Che era stato un momento di pazzia, che probabilmente presi tutti da un momento di sconforto, non nemmeno di pazzia generale, sono stati spinti a fare questa cosa che non l'avrebbero mai fatta probabilmente, un momento in cui la ragione era venuta meno. Cioè, ma lei dice che anche gente normale, apparentemente normale, con un lavoro... Si trova coinvolta, quando uno si trova coinvolto è facile che venga spinto a fare cose che... Anche colpire per terra un uomo anche probabilmente con calci e pugni? Bisogna dire che oggi queste cose non potrebbero più succedere. Con le nuove norme, col nuovo sviluppo, col nuovo utilizzo delle forze di polizia all'esterno degli stadi, non all'interno degli stadi come una volta, quello che è successo a me non potrà mai più succedere e questo è un bene. Rivedendole quelle immagini oggi, lei ha detto io non l'ho mai voluta vedere, no? È vero. Adesso che torna a casa questa sera, rivedendo quel film che è parte della sua vita... Rivedendo questo film che parte della mia vita dovrò spiegare tante cose ai miei figli, perché non abbiamo mai parlato di questi fatti. Mia moglie li sa perché li ha vissuti, però i miei figli io non li ho mai coinvolti, non li ho mai voluti coinvolgere, però adesso dovrò raccontargli questa piccola fetta della mia vita che avevo lasciato dietro.